È stata accesa la fiaccola da parte del Presidente nazionale insieme al nostro Presidente di sezione. A questo punto darei ai Tedofori un buon percorso e portate un messaggio di solidarietà in tutti i paesi che toccate dove hanno sede i gruppi della nostra sezione. Grazie, salutiamoli con un applauso. Vorrei ricordare a tutti voi proprio i temi che hanno ispirato il nostro raduno quest'anno. In prima battuta Ivrea, città del 4° reggimento alpini. Come sapete Ivrea, o forse molti l'hanno dimenticato, Ivrea ha ospitato dal 1887 fino al 1935 il comando del battaglione Ivrea. Del 4° reggimento alpino. L'altro tema è quello che ci ricorda proprio tra Ivrea e Aosta il 9 settembre 1923 il 4° congresso o convegno nazionale, così si chiamavano allora le adunate nazionali, che si tenne proprio tra Ivrea e Aosta, e di Ivrea ci fu la cerimonia più significativa perché proprio qui fu decorato con medaglia d'oro il battaglione Aosta per gli eroismi nella prima guerra mondiale. Questa piazza poi è anche emblematica perché proprio qui c'era il distretto militare per il Canavese e la Valle d'Aosta. Perché gli alpini si incontrano e si trovano spesso? Beh, i motivi ci sono, ce ne sono almeno tre perché facciamo questo e lo facciamo ogni volta che ci incontriamo. Il primo è il saluto alla nostra bandiera, per esprimere quei valori di unità e di patria che sono dentro di noi. Il secondo è l'onore ai caduti. Ecco, perché nel ricordo di quei giovani che sono caduti in guerra, noi possiamo, come dice la colonna mozza dell'Ortigara, non dimenticare e possiamo ancora rendere omaggio a loro, ripetendo quello che è scritto nel monumento del mio paese, perché più bello fosse il nostro vivere. Il terzo è il momento religioso, perché gli alpini spesso, molto spesso con la Santa Messa, ma comunque con un momento religioso, sono abituati ad aprire o chiudere le loro manifestazioni, e questo per esprimere ancora i nostri valori, che sono quelli della nostra millenaria civiltà cristiana, che sono quelli della famiglia e che sono quelli della solidarietà. Ecco,
questo è il motivo per cui gli alpini si trovano. Certo, poi stanno insieme, poi cantano, poi fanno festa, ed è giusto che sia così, ma guardate che prima si sono impegnati, guardate che prima hanno dato il meglio di loro stessi, sempre, non solo in guerra, ma anche oggi, anche in questo momento. E capire che è necessario per tutti forse un po' più di giustizia e qualche privilegio in meno, che certamente su questa strada noi alpini, e lo garantiamo oggi e sempre, siamo impegnati, lo siamo stati allora, lo siamo oggi, lo saremo domani, perché noi vogliamo continuare su questi nostri valori e vogliamo credere che per un'Italia migliore. E allora chiudo anch'io dicendo: viva gli alpini, viva l'Italia!